Cos'è la matematica? È una scienza o una lingua? La matematica è un linguaggio utilizzato in ambito scientifico per aiutare a descrivere o spiegare vari fenomeni, siano essi fenomeni reali o meno. È proprio come qualsiasi altra lingua al mondo. Ad esempio, abbiamo parole come unicorni, draghi, propulsione a curvatura, nave stellare Enterprise, Superman, Thor, teletrasporto. Significa che esistono anche loro? Ebbene, fino a questo momento no. Le parole che ho appena nominato non fanno diventare reale ciò che descrivono. Lo stesso vale per la matematica. Può essere usata per descrivere fenomeni sia reali che irreali. La matematica può descrivere un tavolo, uno sgabello o un essere umano, ma può farlo in base ad una serie di valori che sono stati dimostrati come reali da un dominio scientifico. Possiamo dire che la lunghezza totale dei vasi sanguigni in un corpo umano, che ha una certa altezza, un certo peso, una certa età, ha un certo valore in centimetri, o metri, o chilometri. Questo esempio ci aiuta a capire che la matematica è utile, ma è anche limitata. Non è la matematica che ha reso reali i vasi sanguigni. La matematica descrive la lunghezza di quei vasi sanguigni combinati insieme. Cosa c'entra la matematica con la Terra piana? Per cominciare, la matematica, essendo un linguaggio, può aiutare a descrivere se il nostro mondo è piatto, quadrato, sferico o qualsiasi altra forma si voglia inventare. Ma può farlo solo se applicato a fatti solidi e comprovati di uno o più domini scientifici. Qualsiasi forma in natura ha valori determinati. Un disco a forma piatta non ha curvatura. Un oggetto di forma sferica presenta sempre una curvatura tra due o più punti qualsiasi sulla sua superficie. Un oggetto sferico che non ha curvatura non è un oggetto sferico. Il nostro modello del globo terrestre, presentato come reale, all'inizio era una sfera, poi è diventato uno sferoide oblato e oggi è uno sferoide oblato ma un po' più grande nell'emisfero sud. La domanda sorge spontanea. Qualcuno può dimostrarlo? I tizi della scienza hanno usato la matematica per descrivere il nostro mondo come uno sferoide oblato, non basato su misurazioni, ma basato esclusivamente su teorie che già esistevano. Una teoria si chiama teoria perché non è provata, altrimenti sarebbe chiamato un fatto reale. Loro, sempre i tizi della scienza, hanno applicato equazioni matematiche ad un modello teorico che ha già fornito valori teorici. Come nell'esempio dei vasi sanguigni, finché si applica la matematica a un modello con valori dati, la matematica verifica sempre, indipendentemente dal fatto che quel modello sia reale o meno. Ed è qui che la matematica viene usata per descrivere un oggetto inesistente e farlo sembrare reale nella mente delle persone non istruite. Perché, siamo onesti, la maggior parte delle persone che vivono oggi sono ignoranti o hanno un'istruzione molto limitata nelle migliori delle ipotesi. E questo perché il sistema è stato progettato per essere così. Non puoi avere persone intelligenti e allo stesso tempo essere in grado di controllarle. Per capire facilmente cosa fanno, presento una semplice equazione matematica applicata ad un modello che non esiste ma che fornisce comunque dei valori. Un unicorno rosa più un unicorno rosa uguale due unicorni rosa. La matematica controlla 1 più 1 uguale 2. Nessuno può negare la matematica. È troppo semplice ed essenziale e non può essere smantellata. Bene, se la matematica funziona, significa che esiste l'unicorno rosa? La risposta ovviamente è no. Nel momento in cui viene assegnato un valore a qualcosa, reale o meno, la matematica verrà sempre verificata. La gravità è una teoria basata esclusivamente su valori dati,
valori che non sono mai stati misurati. L'intera teoria della gravità si basa sulla massa della Terra come un globo. È un valore dato, non misurabile. Per conoscere la massa di un oggetto grande che non può essere messo su una bilancia, bisogna conoscere, dopo misure solide, la dimensione di quell'oggetto e la composizione di quell'oggetto. Diciamo che le dimensioni del globo terrestre sono note, anche se hanno cambiato forma 3 volte da quando è stata implementata la teoria del globo. Ma cosa sappiamo per certo? Nessuno conosce la composizione della Terra. Dovremmo trivellare centinaia, se non migliaia di buchi in tutto il pianeta fino al centro del globo terrestre. Abbiamo praticato solo un buco, profondo 12 km e 200 metri, e ci sono voluti oltre 22 anni. Senza conoscere la composizione del nostro mondo sotto tutti gli aspetti, non possiamo determinare la massa del nostro mondo e senza di questa non possiamo determinare se esiste una forza chiamata gravità, né il valore di quella forza. La curvatura di una sfera può essere determinata perché conosciamo la dimensione di quella sfera. Lo sferoide oblato Terra ha una circonferenza di 40.075 km. Ed è una sfera per il 99,99%. Dovrà presentare una curvatura e quella curvatura dovrebbe essere misurabile. Quella curvatura deve corrispondere a quello di una sfera di 40.075 km di circonferenza, con un errore molto piccolo, inferiore allo 0,01%, un errore così piccolo che può essere escluso. Non siamo in grado di misurare quella curvatura. E finché non possiamo misurare quella curvatura, significa che non esiste. E poiché non esiste, la sfera o sferoide oblato non esiste. La matematica è uno strumento più importante per i liberi ricercatori. Senza la matematica i terrapianisti non esisterebbero. La matematica sta dimostrando la Terra piatta, perché la matematica viene applicata a valori misurabili. E se la matematica viene applicata a valori misurabili, la matematica sarà sempre la nostra alleata.